Bentornati a citofonare ad Inolfi. Abbiamo detto il titolo di Il Giornale, quello che sembra fotografare di più la condizione che si apre con la giornata di oggi. Viene giù tutto, la grande minaccia di Formigoni alla Lega. Attenzione che se fate venire giù me, cadono anche Piemonte e Veneto. E allora adesso parola alla Lega, perché abbiamo il senatore Garavaglia, senatore leghista, un leghista lombardo, quindi proprio nel cuore del ciclone oggi. Buongiorno senatore. Sì, buongiorno. Eccoci. Allora, intanto la fotografia. Può reggere Formigoni con un consiglio regionale con 14 indagati, 5 assessori arrestati? Non è un po' troppo per tenerlo in sella? Ah, guardi, ne sa più lei di me, perché mi hanno detto che mi chiamavano per parlare di federalismo. No, quindi certo, penso che però ci sia più di quello che ne so io adesso. Però oggi la notizia, insomma, su quello che succede nella Lega, immagino che in qualche modo l'abbia raggiunta, insomma, perché la Lega ha minacciato, anzi ha fatto dimettere proprio i suoi assessori, anzi Formigoni poi gli ha tolto le deleghe. Insomma, c'è qualcosa su questo? Oggi è talmente urgente che non si può sfuggire a questo tema. I nostri radioascoltatori ci stanno assaltando per... Ma guardi, io le posso dire la roba che conosco di sì. Più di tutti, perché è proprio qua vicino a me. La questione di Rho. A Rho, una cittadina di 83.000 abitanti, sì, la Lega non vince per 100 voti, sì, non vince il mio amico Cecchetti, consigliere regionale, oggi presidente del consiglio della regione Lombardia, non vince perché rifiuta i voti dell''ndrangheta. Questa è la Lega. Quindi però questa presenza dell''ndrangheta è tangibile, già questa è una cosa importante. Se lei mi dice che li rifiuta, vuol dire che li ha visti, insomma esiste questo problema evidentemente al nord. Questa è una grande novità, sa, per chi vive e pensa che la 'ndrangheta sia un fenomeno calabrese, ecco, diciamo così. Un fenomeno... Guardi, nel mio paese ci mandarono al confine tal Mimmo Mazzeo, uno dei capi mandamento dell''ndrangheta, siamo negli anni 70, per cui la cosa la conosciamo bene. La Lega nasce per contrastare questo fenomeno. Rifiutare i voti dell''ndrangheta, mentre qui ci sono 4.000 preferenze, a quanto pare, sempre con la massima attenzione al garantismo, che verrebbero comprate da un assessore della giunta. Lei non ha un'idea se è meglio votare nel 2013 o nel 2015 in Lombardia? Ma mi pare di capire, ho letto le agenzie di Salvini, che comunque prima di ottobre si va dal voto, quindi prima di aprile si va dal voto. Non lo so, oggi si trovano con Formigoni, Maroni con Formigoni e Alfano, penso, e decideranno cosa fare. È chiaro che la situazione è molto compromessa oggi per Formigoni. Come si vive da lì al nord? I cittadini cosa dicono? Vi incontrano e... Insomma, voi siete dei punti di riferimento sul territorio della politica popolare, quella che parla proprio, che va al bar, che parla con i cittadini, anche con la pancia. Oggi la pancia dei cittadini cosa dice alla Lega? La pancia dei cittadini ci dice quello che ci diceva prima. Noi non è cambiato nulla, tutto uguale. Noi lasciamo appunto per contrastare questi fenomeni. Anzi, probabilmente adesso qualcuno che pensava forse questi qua della Lega che non hanno la giacca e la cravatta, forse vengono rivalutati, ecco. Anche la riforma del titolo quinto, di cui dovevamo parlare, in che direzione va? Aiuta a slegarsi da questi condizionamenti, o dando troppo potere alla regione come luogo politico si fa un errore? Per adesso il grande tema che si sta ponendo la cittadinanza italiana, dice, ma queste regioni, ma non è che sono un vero e proprio buco nero? Non bisogna ripensare tutto. È tornato di moda persino Miglio, lo sa, con le macro regioni, una vecchia idea della Lega delle origini. Allora, prima una considerazione politica, poi una tecnica, giusto per rimanere nel tema. Non è un caso che la forza che si contrasta di più al federalismo è sempre stata l'UDC. Non è un caso che Cuffaro è il vice di Casini, è in galera, e lo stesso Zambetti è dell'UDC, e adesso Forza Italia, ma quando fece quelle robe simpatiche era nell'UDC. E quindi fa ridere che questa forza adesso si metta a disquisire su questioni
di carattere istituzionale quando invece interessano ben altre cose. Venendo alle questioni istituzionali, tutti i paesi che funzionano bene, poi noi qui, avendo la Svizzera a 30 chilometri, ci viene il cimurro tutte le volte che attraversiamo il confine, tutti i paesi che funzionano bene sono organizzati così, su base federale, però fatta bene. Il problema della nostra nazione è che è federale per metà, è stata distribuita la capacità di spesa senza distribuire la responsabilità di reperire le entrate. Questo crea delle distorsioni. Distorsioni per cui hai delle regioni che funzionavano già bene e funzionano ancora meglio, e sono quelle a nord dove i costi sono più bassi, delle regioni che funzionavano male funzionano ancora peggio e sono purtroppo tipicamente a sud. Quindi semmai c'è bisogno, come dice la voce.info, di più federalismo, non di meno federalismo. Ma questa idea invece di accorpare le regioni, di averne meno, insomma, per razionalizzare ragionevolmente il sistema, vi vede con senziente o meno? Ma certo, ho citato Miglio, no? ho citato un leghista, ovvio, delle origini. È ovvio che noi siamo per fare tre regioni e finita lì, questo è nelle cose. La Lega nasce con questa idea e anche quello che sta succedendo, come dire, rafforza questa ipotesi. Noi abbiamo una regione come il Molise che è più piccola della più piccola provincia che si vuole eliminare in Lombardia. È oggettivamente ridicolo. E tra poco avremo il presidente della regione Molise a cui gireremo questa sua domanda. Va bene, la giriamo, però rimane ridicolo lo stesso. Per fare 300.000 abitanti, qua dove sono adesso l'ospedale di Magenta, basta che giro col compasso per 10 chilometri e abbiamo fatto il Molise. Quindi veramente non ci siamo, non può esistere una regione così piccola. Ciò detto, noi siamo di questa idea, ma lo siamo da sempre. Adesso stiamo portando avanti questa ipotesi, anzi invitiamo i cittadini a venire a firmare a fine mese, a fine ottobre, proprio per fare la macro regione del nord, l'euro regione del nord. Ora, e assieme a fare più efficienza, diciamo anche di tenerci il 75% delle imposte, così ci prendiamo la nostra autonomia, la nostra responsabilità. Un quarto, il 25%, vado pure per la perequazione. Ora, volevo anche farle una domanda su questa reazione nei confronti degli scandali, no? La Lega sembra essere un po' più immediata, cioè, come dire, una reazione immediata da partito che poi allontana immediatamente il bel sito della situazione. Invece nel PDL il clima sembra essere sempre un po' più... Io vedo questo nella regione Lazio, è vero che Fiorito è in carcere, contro Fiorito è stato detto di tutto, però... Poi ci sono tanti altri appartenenti al PDL un po' coinvolti in questa vicenda che invece ancora sono a tutti gli effetti consiglieri regionali del partito. La vedete? C'è uno scarto proprio quasi antropologico, vorrei dire, fra voi e la classe dirigente del PDL come reazione allo scandalo? Ma guardi, noi siamo una forza molto molto piatta, i nostri rappresentanti non girano con le macchine blu ma girano con la propria macchina in mezzo alla gente, quindi non ti puoi neanche permettere di ritardare le decisioni, e questa è anche la nostra forza, a volte la nostra debolezza, perché a volte in politica è meglio essere un po' mediatori, per noi invece vale l'idea del bianco e nero. Detto questo, è normale che i partiti facciano un po' di melina, il PDL ne fa un po' troppa oggettivamente, ma anche il PD prima di decidere su Penati ci ha messo un anno. Che però si è autosospeso, devo dire, con la decisione, anche se è rimasto poi consigliere regionale pur avendo abbandonato il ruolo di... Beccandosi 300.000 euro come gruppo singolo. Vedremo di approfondire anche questo elemento. Io ringrazio il senatore Garavaglia, buon lavoro, e ce n'è, insomma, buon lavoro anche a voi, ce n'è roba da fare in Lombardia. Grazie, buona giornata.